Bene amici, questo è l'Oppo Reno 4 Pro, ragazzi, ma che bel lavoro che sta facendo Oppo, un telefono finalmente in un padellone compatto che gira molto bene, una batteria che dura tanto, buone foto, una ricarica super veloce, pensate il 65% di batteria solamente in 15 minuti, molto belle le finiture e la critica è ha ah, un po' al prezzo ma quello lo vedremo alla fine anche se forse è una critica più di concetto perché magari ritieni che quei brand che arrivano orientali ultimi arrivati sul mercato anche se ho ormai mi sembra che sia due anni sul mercato italiano debbano costare Meno della concorrenza, ma forse perché c'è tanta concorrenza, quindi questa è l'altra critica. Mamma mia, quanti telefoni stanno uscendo? Anche oppo un po' di sovrapposizione, per esempio questo Reno 4 Pro va un po' a scontrarsi con quel find NIO che mi era piaciuto un sacco. Più che scontrarsi, forse a fondersi. Tant'è che come mi è piaciuto un sacco il NIO, mi è piaciuto un sacco, ma veramente un sacco questo Reno 4 Pro. Andiamo a scoprirlo insieme. E partiamo dalla confezione, troviamo qua una coverina in silicone, giusta, né troppo spessa, né troppo sottile, né troppo dura, né troppo morbida, ovviamente il telefono E poi le cuffie con l'attacco tipo C, mannaggia non c'è il jack, sentono comunque bene, non sono in near, si appendono l'orecchio, comode poi la ricarica, mamma mia ricarica super super rapida infatti l'alimentatore non è piccolissimo ma neanche troppo ciccione, esce USB normale non tipo C quindi non potrete caricare a 65W la potenza dell'alimentatore altri device con la tipo C e poi ovviamente il cavo ma vi parlo subito della carica perché è una di quelle cose che mi è piaciuta, vi dicevo 20 w la batteria, 65W la carica 60% in 15 minuti ma il 100% in 35 minuti tanta tanta roba c'è lo sblocco con il volto ma c'è anche l'efficace sblocco con l'impronta, c'è anche l'always on display, vedete qua con tutte le applicazioni che possono notificare quello che è successo e se hanno appunto notifiche da darvi. Volume qua a destra Qua da questa parte solamente accessione e spegnimento che se tenuto premuto a lungo può eh, trasformarsi nel pulsante per l'attivazione dell'assistente vocale Qua sopra la tipo C o TG e poi qua abbiamo la doppia SIM e qua il primo dei due altoparlanti perché la capsula che è qua sopra si trasforma nel secondo altoparlante per dare lo stereo Molto belli i materiali ma quello che vi dicevo prima la compattezza tra l'altro lavorato a layer il vetro posteriore c'è anche una versione particolare verde pantone bellissima mi sarebbe piaciuto raccontarvela ma anche qua vedete con questa scritta non scritta che si vede non vede questo nero che è anche un po' arcobaleno molto bella le camere devo dire fortunatamente non sporgono tantissimo ma quello che mi è piaciuto è 7,6 mm spessore 172 grammi ormai i telefoni sono quasi tutti sopra i 200 è bello tornare a un telefono leggero compatto, maneggevole forse un pochino scivoloso ma non è assolutamente drammatico le cam sono 48 megapixel principale con lo stabilizzatore 8 12 wide e la 13 che non è dichiarata ma secondo me è una 2 per allora, ok Android Auto, ok Google Pay, ok um, il GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, è un software ormai maturo e affidabile, questa ColorOS 7.2 basata su Android 10, lo, lo vedete qua e devo dire che le ultime implementazioni mi sono particolarmente piaciute, patch di settembre, è 5G sia standalone sia non standalone, quindi eh, va bene per le tecnologie attuali e quelle future, ma soprattutto sono state messe molte antenne attorno rispetto ai... Precedenti Oppo per avere una ricezione migliore, e in effetti eh, devo dire che eh, prende veramente molto, molto bene. Volevo andare subito, nelle, ok, qua negli screenshot per parlarvi della batteria. Vi dicevo prima: 4000 mAh, usato veramente tanto intensamente in questa giornata. Oh, ragazzi, allora non riesco mai a capire se ci sono dei bug nella Uh, misurazione della durata dello schermo acceso, ma 6 ore e un minuto. Secondo me ne ho fatte 5 perché tendenzialmente eh, non so. Eh, swap è sempre così, ma. A sera con il 33% di batteria, non è stata una giornata super 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 stress. È stata quella precedente, la super 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 stress. E devo dire che ho fatto comunque a sera un 25-30%. Non scalda mai il processore dello Snapdragon 765G con 12 di RAM, 256 UFS 3.1. Purtroppo non sono espandibili, ma 256 giga sono eh, veramente tanti. Possibilità di attivare ovviamente i soliti risparmi energetici, ma c'è anche la possibilità di attivare il Uh, risparmio energetico in stand-by. L'unica cosa che manca non c'è la possibilità di andare a attivare la ricarica lenta e mh, questa cosa mi, mi sarebbe piaciuta perché comunque ricariche veloci tendenzialmente è vero che Oppo le ha ottimizzate ma vanno a rovinare prima la batteria comunque non scalda mai veramente super super ottimizzazione. Display 6,5 pollici di diagonale. Vi faccio subito vedere il solito video. Aspettate che lo metto in... Uh, full hd riconosce l'hdr ovviamente il display non è un 4k ma devo dire che si vede molto bene anche sotto luce del sole 1000 lux li raggiunge tranquillamente guardate tutti gli angoli di visuale i colori si possono tarare sono un po' sparati ma come tutti gli amoled vi faccio vedere anche un'altra cosa prima di farvi vedere il menu del, del display se entro in netflix non sto a farvi rivedere il, il video perché comunque si vede bene ma nelle impostazioni app fortunatamente c'è la specifica di produzione totale quindi video che vengono riprodotti in full hd vi volevo far vedere sempre nel display come la fluidità è buona e l'avete vista perché è 90 e si può andare a settare sia in automatico che scegli in base all'applicazione sempre 90Hz oppure 60Hz qua la possibilità di modificare appunto il colore dello schermo cosa non mi ha fatto impazzire pur essendoci un menu ad hoc che è questo comfort visivo senza sfarfallamento con un livello di luminosità ridotto se io metto luminosità molto molto bassa non so se adesso la camera riesce a vedere ma quando mi muovo c'è un filo di effetto non è trascinamento ma le scritte bianche su sfondo nero si vanno un po' a impastare io non ho un po' una pippa su questa eh, tra, tra virgolette difettosità che hanno molti AMOLED, non tutti, perché fa un po' poi la differenza tra un display AMOLED che prende magari un voto alto, un 9,5, un display che prende magari un 9, un 8,8, perché tendenzialmente i display AMOLED si comunque tutti bene, eh, belli perché hanno i contrasti elevatissimi, ma ormai la discriminante la fa questo, ma molto bene perché i 90 Hz mi sono piaciuti un sacco, è un po' il pelo nell'uovo. Vi dicevo della color OS super... Um, diciamo tante funzioni, adesso vi ricordate quando è uscita Oppo qualche anno fa che era un software che no, no, non scendevano neanche le notifiche, non le faceva vedere, insomma eh, molto acerbo adesso invece ci sono un sacco di funzioni integrato benissimo Google con la schermata eh, Google Now swipeando a destra sempre nelle impostazioni ci sono un sacco di strumenti di eh, utilità, anche i pulsanti di navigazione si possono settare, modalità una mano che si swipa su e tutte le icone si abbassano eh, devo dire è una funzionalità molto comoda così come le gesture ce ne sono tante anche a schermo spento ma non solo perché ehm, qua nelle impostazioni supplementari ce ne sono veramente tante 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 non ve le sto a far vedere tutte sennò staremo qua 20 minuti ma ormai vi dicevo un software decisamente decisamente completo ma facciamo subito la chiamata come vedete anche il dialer è quello stock di Google quindi vi avvisa se ci sono chiamate spam il dual sim è gestito bene sì, e mi dentro. piace perché il vio voce sì, è stereo. Quindi esce da sotto, ma esce anche dalla capsula. Questo vuol dire più potenza, ma soprattutto ehm, niente, la, la capsula auricolare riproduce molto bene i suoni. È un telefono abbastanza confortevole da utilizzare all'orecchio, ma soprattutto il 5G prende. Veramente bene. Qua c'è questa diciamo etichettina che possiamo fare uno swipe e andare a eh, aprire un menu che possiamo anche assolutamente personalizzarci. Sono tutte quelle cose secondarie che io, sinceramente, non uso mai, ma vi faccio vedere come ci siano e la velocità non si rimpiange. Lo Snapdragon 865, veloce a fare tutto, anche a fare le storie Instagram. Ho fatto il solito sondaggio, mi avete detto che si sentiva bene. Forse un pochino basso il volume delle storie Instagram, ma eh, anche qua zero lag a parte quelli che inserisce eh, vabbè, Instagram nella gestione da android e non da iOS eh, avete visto sono passato al volo su twitter nessun problema passo al volo su offerte.club state all'occhio scaricatela perché arriveranno eh, super promo business suite che ha sostituito il gestore delle pagine è la stessa app quella solita pesante non l'hanno assolutamente migliorata ma vi faccio vedere come anche muovendomi velocemente e eh, con compulsivamente eh, funziona bene ah, prendo un po' fiato per dirvi invece una cosa che non mi è piaciuta una delle poche la vibrazione purtroppo non è aptica e soprattutto nei quei telefoni che quando andate a scrivere molto velocemente la vibrazione da eh, tasto per tasto diventa quasi continua quindi la vibrazione di questo telefono non mi ha fatto purtroppo impazzire e gioco allora, Real Racing, ve lo apro per farvi vedere che c'è lo spazio giochi giusto per dirvi che appunto il software è veramente super completo, dove possiamo vedere eh, a quanti frame per secondo sta andando, la CPU, la GPU quanto è impegnata, andare a mettersi in modalità, non disturbare per determinati ambiti, fare screenshot e registrare lo schermo, tra l'altro lo schermo si può registrare e si può settare anche la qualità di registrazione degli screenshot video, 8 secondi per attivarsi Real Racing, spazio gioco dove c'è la possibilità anche qua di andare a fare cose ma soprattutto mettere in modalità competizione dove si sfrutta tutta la potenza dello smartphone partiamo e passiamo a parlare della parte multimediale chiama raccolta buzz Intanto mi ricordo mi dimentico buzz di chiamarti raccolta non è così questa volta allora messa a fuoco laser ed è veramente super veloce tra l'altro messa a fuoco laser che eh, tra l'altro vedete qua la scena l'intelligenza artificiale riconosce la scena è su tutte le cam perché il laser è qua e interagisce con tutte le camere la grandangolare non distorce guardate i lati e qua si va alla 2x o alla 5x cosa comoda che si fa così si passa velocemente tra le varie cam e questa cosa succede anche nella modalità video possiamo registrare un video passando tra le cam non tutti i telefoni lo permettono e si passa anche molto velocemente un po' iOS style questa cosa ma si può fare solamente in full HD di 30 frame per secondo. Se si passa a 60 frame o al 4K, si può passare solamente dalla camera principale a quella zoomata. Qua ci sono le impostazioni, c'è la modalità NOT. C'è la modalità fotografica, ovviamente con tante opzioni, ve le faccio vedere qua dove si possono andare a cambiare velocemente. Modalità bokeh e qua ci sono anche le altre opzioni con Google Lens integrata. La modalità film ci sono tanti filtri e questa modalità mi è piaciuta particolarmente per girare video perché vi dà la possibilità di andare a modificare veramente tante, tanti parametri, ma soprattutto, ops, sono uscito, la cosa che mi ha impressionato, ma perché, ah ok, devo uscire dalla modalità film così, nei video, se attiviamo la stabilizzazione, eh, a due stabilizzazioni, questa è con la camera principale, ma con l'ultra stabilizzazione, è vero, che gira solamente a 1080 p 30 ma ha una stabilizzazione veramente pazzesca, pazzesca, è come se aveste un gimbal e allora andiamo a vedere come vengono le foto e i video voi sapete Oppo mi è sempre piaciuta come brand per quanto riguarda proprio l'imaging perché l'ha curato sempre tanto e qua non si smentisce Bellissima serata da Renard con Germano Lanzoni, con Olga di RDS, abbiamo parlato di vetture elettriche ed elettrificate, poi la torta di compleanno di mia mamma, My Life Volume 1, tutta fatta, oh, ragazzi, a mano, in cioccolato, dentro pan di spagna, eccezionale. Questo è quello che vi dicevo, un pezzettino di video girato con la Ultra Styli, guardate come è stabilizzata e veramente mi ha convinto parecchio. E poi, e poi, pericolosi ragazzi qua non potete non passare, una fabbrica di confetti, non dico in centro Milano, ma quasi, è veramente un posto d'altri tempi. Questo è l'ingresso con la cam normale, qua con la cam grandangolare, qua il magazzino, cioè voi non avete idea di quanti gusti abbiano, guardate qua, cioè ognuna di queste etichettine è un gusto, ce ne saranno almeno 50-60, ovvio vi dovrete comprare la chilata minimo di confetti, io e Chiara e cam anteriore abbastanza bene, siamo usciti con 7 kg di... Confetti, Super Mario che ormai è diventata una droga. Mi sono fotografato tutti quelli che non abbiamo, così da girarli a parenti e amici per i regali di Natale. Foto notturne. Eh, tra l'altro video con poca luce, sempre stili, eh, eh, devo dire è venuto bene, ma poi arriverà il play. Sarà tra l'altro una cosa particolare, perché voglio fare un... Um, devo correre un miglio per una sorta di beneficenza e allora magari correrò con questo, con l'Oppo Watch, insomma vedremo. Ma foto notturne, molto bene, questa è la cam normale, questa è la cam normale scorciata, questa è la zoom 5x, ma... Guardate come è vero che ho usato modalità notte, quindi l'ho lasciato lì appoggiato 5 secondi, ma come sia buona questa foto nonostante sia un grande zoom e qua c'è la fotografia grandangolare. Devo dire bene, bene tutte le cam con poca luce, e anche i video e anche l'audio nei video, cosa che non è sempre così. Scontata, allora non è un top camera phone perché non ha uno zoom ottico spintissimo. Non è un insomma, non lo vendono con quel blocchetto di camere che sporge tantissimo. Ma meno male perché preferisco avere un telefono così bilanciato che fa comunque foto che vanno benissimo per i social, ma vanno benissimo anche come ricordi che ormai ehm, ci teniamo in digitale. Ma non ho questo blocchettone che invece viene, diventa obbligatorio se ho degli zoom più spinti, insomma brava Oppo, anche parte imaging, Spotify e allora ascoltiamo subito la canzonetta marra vado indietro, Dolby Atmos e eh, equalizzabile anche, ve lo metto in orizzontale per far sentire come la scena stereofonica è buona, anche i bassi si sente bene eh, l'unica cosa, manca il jack cuffie, questa è una cosa che a me personalmente da. Fastidio, prezzo, vi dicevo prima, uno degli altri ambiti dove c'è un po' un punto di domanda perché siamo a 799 euro, non costa poco, anzi costa tanto, ma penso sia uno degli Android più piacevoli da usare provati ultimamente finalmente non è una padella ha un'ottima batteria sul lato autonomia ma anche lato ricarica ha ottime prestazioni ColorOS ormai matura non ha eh, bug non ne ho trovati buone foto si va vi, dico, vi dicevo a sovrapporre un pochino con quel find mio ma tant'è che anche quest'ultimo mi piace un sacco insomma brava Oppo da capire ora il non pro e lo z quanto avranno in meno perché 5,99, 7 e 3,99 potrebbero essere molto interessanti anche loro. Insomma, uno smartphone che mi è piaciuto molto. Ciao!